Lo scontro al vertice del girone B va al Catanzaro che ritorna da solo in vetta alla classifica. Resta al palo il Palermo che si vede nuovamente raggiungere in seconda posizione dal Messina, vittorioso con un gol ottenuto a soli 2 minuti dal termine sul Cosenza. Soffermiamoci sulle reti che hanno deciso lo scontro tra Catanzaro e Palermo. Vanno per primi in vantaggio i padroni di casa con Bagnato, con questo forte e preciso traversone. In apertura di ripresa pareggio dei siciliani con Messina che riprende di testa una corta respinta del portiere Bianchi, ma non passa molto ed il Catanzaro va nuovamente in vantaggio con questo gol del capocannoniere del girone Lorenzo che gira in rete un tiro piazzato dalla destra. Intanto dopo questa 27esima giornata si è accentuata la frattura tra il terzetto di testa e gli inseguitori, tali più di nome che di fatto. La Salernitana, crollata inaspettatamente a Cava dei Tirreni, vede infatti aumentare a 5 i punti dello svantaggio che appare ormai incolmabile e si vede insidiare anche la quarta poltrona dal Monopoli che ha concluso sul nulla di fatto la trasferta di Terni. Per i pugliesi si tratta del 15° pareggio dell'annata, se non è un record poco ci manca, e soprattutto dalla Casertana che ha liquidato con un perentorio 3-0 una ormai rassegnata Nocerina. E poiché parliamo di retrocessione, un accenno alla Regina che riapre invece la porta ad una speranza che sembrava impossibile. I calabresi di Tobia, dopo il successo di domenica scorsa sul Messina, hanno oggi impattato a Foggia, ma è probabile che il risultato venga rivisto a tavolino per un petardo che ha colpito il portiere calabrese, costretto poi ad abbandonare il terreno di gioco. È stato questo l'episodio che ha movimentato un turno caratterizzato da abbondanti marcature, ben 23 gol, grazie anche al netto successo del Casarano sul Francavilla e del Campania sul Benevento, oltre che alla preziosa vittoria ottenuta dall'Acragas sul Barletta.